Buonasera gentili telespettatori e bentrovati al TG. È stata celebrata la giornata del Comune di Valle con una cerimonia solenne in piazza Tommaso Bembo. L'accento è stato posto sui traguardi raggiunti negli ultimi 30 anni. Il Comune di Valle rappresenta un pezzetto di territorio istriano che si è conservato negli anni e che di fatto è sfuggito alla devastazione antropica. Oggi si può affermare con fierezza che questo è un territorio di straordinaria bellezza. Esso si distingue per le sue bellezze naturali, per la sua natura incontaminata e per la sua ricca eredità culturale e architettonica. Il Comune di Valle si estende su una superficie di 81,65 km quadrati e conta 1.295 abitanti. È stato festeggiato il 30° anniversario del Comune di Valle. La strada percorsa nei 3 decenni ha notevolmente migliorato la vita dei cittadini. Cari valesi, cari ospiti, credo che siete tutti d'accordo con me quando dico che il Comune di Valle oggi è un comune ricco, un comune in quale si vive bene. Se guardiamo indietro, abbiamo una storia ricca di testimonianze, le fanno le parecchie chiese, il Castel Bembo dietro di noi e tante altre cose. Se guardiamo attorno di noi, vediamo una tantissima e bellissima natura, una natura ancora non devastata dalla mano umana, e io sono di pensiero che dobbiamo mantenerla così. Ma la ricchezza più grande del nostro comune credo che si trova in tutti noi che abitiamo qui e che abbiamo deciso di alzare le nostre famiglie proprio qui, e a tutti noi che al nostro comune li vogliamo bene. Kako zaštititi svoju posebnost, svoj identitet, jer mislim da ćemo inače izgubiti onu prepoznatljivost zbog koje smo na početku priče bili toliko zanimljivi nekom drugome. Cari me valesi, scusami che favela tanto, in croato e un po' meno in italiano, ma mi sono sicuro che mi avete capito. Chi che mi conosce sa che sono valesi e che al nostro comune, tutto il comune di Valle, mi vuole tanto bene e che non è problema né con favelan italiano né con favelan valesi. Credi che sia giusto quel che fa velà fino adesso, credi che vuole rispettare tutti, ma non vuole mai dismentegare chi ci niemo, da vola viniamo e vola che vorremmo ci. Credi che ti tocca ci sempre avanti, che ti tocca lavorare ancora tanto, e per finto se vorremmo lasciare ai nostri figli un bel domani. Credo che nessun meo non sa quel che femo, anzi quel che si è fatto e quel che avevamo intenzione da fare, che se non lo sa il nostro caro sindaco, e adesso gli dai la parola a lui. Ai presenti si rivolge il sindaco di Valle. Vorrei dire che Valle non è una persona, né 5 persone, Valle se ci siamo tutti noi. Ognuno di noi può fare un po' per sì che domani Valle sia migliore di quel che è. Pensi che questo percorso che abbiamo fatto, ci siamo diventati da un comune che se guardava da schivare e non da venire a Valle, è un paese che adesso la gente gli piace da venire. Grazie che si niede con noi, grazie ai valesi che si è venuti in coi per la nostra festa, belge da vedive a Valle, ecco, mi fa piacere. In occasione della commemorazione del patrono San Giuliano da Valle e della festa del comune, sono stati conferiti riconoscimenti all'azienda La Grisa per 10 anni di gestione alberghiera e per l'eccezionale contributo al miglioramento del turismo a Valle. Alla squadra di calcio Princes, guidata da Neven Spiranez, per i loro straordinari successi sportivi. A Luisa Dalla Bernardina per il suo lavoro presso la scuola d'infanzia di Valle e a Mirjana Pauletic per il suo contributo alla conservazione della tradizione e il dialetto di Valle. La targa del comune è stata assegnata alla compagnia teatrale Theater Fort Forno per l'eccezionale contributo all'arte teatrale di Valle e al laboratorio creativo dell'Associazione dei Pensionati del Comune di Valle. Sono nato a Valle e me ne vanto, se questa la città del cor, se pianzo, rido, parlo, canto, vedi goduto il mio amor. Ano, il cor me salta, in petto sento un gran piacer, senza miseria se ribalta, in testa mia ogni pensier. Ma ve lo giuro, per San Giulian, quasi il più puro, sangue istria. E
manca solo un anno al suo 25esimo. La Fiera dei Fiori umaghese, denominata Floria, quest'anno ha avuto luogo sulla Riva Nuova ed ha annoverato espositori dell'Istria e della Croazia. Questa 24esima edizione è stata anche una fiera dove frutta e verdura non sono mancate, come pure le piante più esotiche. La nostra carrellata parte dai banconi delle piante più esotiche, belle da vedere e arrangiamenti di tutto rispetto. Onde aizzare l'occhio del visitatore, anche quest'anno si è fatto molto. Ecco anche la piazzola, o meglio parte del parcheggio municipale in Riva Nuova, che quest'anno ha ospitato per la prima volta questa 24esima edizione della Fiera dei Fiori umaghese. Nel 2024 l'esposizione compirà il quarto di secolo. Un appuntamento per tutti, appassionati o meno, giovani, meno giovani e bambini, e non dimentichiamo mamme e papà, sempre incuriositi dal mondo di colori che la primavera ogni anno mette in scena grazie anche al lavoro dell'uomo. Siamo al reparto pomodori e siamo col signor Josip Šimić, il quale ha fatto un po' una toccata e fuga alla fiera, anche perché ci dice si è reso conto subito dei prezzi. Calcoli alla mano, quest'anno è tutto più caro. Anche quest'anno la Fiera dei Fiori umaghesi è durata 3 giorni e per un mago questa fiera è sempre una novità. Nuova anche la location, tra l'altro nuovi anche i prezzi per la prima volta in euro. Allo stand della fattoria Kovačević vediamo il signor Dejan. Siamo giunti ad Umago dall'interno della Croazia. Il nostro prodotto sono le fragole di stagione, anche se care a causa delle spese dovute al riscaldamento delle serre. Il capitolo delle spese accorse per il trasporto risulta un altro costo non sottovalutabile. L'inizio di maggio è pure la stagione della semina del pomodoro, ma come riferitoci da diversi acquirenti, i tempi della semina a prezzi contenuti sono passati. Diciamo che buona parte dei visitatori, più che da un vero bisogno, è stata attratta dai mille colori della fiera. Gli acquisti dei clienti sono stati un po' meno sgargianti rispetto ai colori, ma come dicono gli espositori ogni anno, è bene fare la propria presenza. E a fare la propria presenza pure l'offerta collaterale. Siamo a colloquio con Maja Špoljar, giovane venditrice di popcorn alle prese con una delle sue prime fiere. Il popcorn invece va molto bene, ci ha detto Maja. Alla fiera anche lo stand della locale associazione degli affittacamere privati, ai quali abbiamo assolutamente voluto porre una delle nostre tante domande strettamente pertinenti all'attività dell'associazione. Allora, l'associazione degli affittacameri presente anche quest'anno, cosa fa? Mangiano il gelato gli affittacamere? Primo gelato? Primo gelato quest'anno. Buono? Buonissimo. Vaniglia? Tiramisù. Buono, tiramisù, eh? Sì, buono. Sì. Grazie. Gli espositori del settore quest'anno erano poco più di una decina, provenienti sia dal settore privato che da quello forestale dello Stato, giunti su invito della SRL municipalizzata umaghese Comunella, promotore della fiera. La stessa si inquadra nelle manifestazioni in programma in città durante questo mese, manifestazioni che fanno riferimento alla giornata municipale del 6 maggio. Inoltre, malgrado le avverse previsioni meteo, anche il tempo ha retto. E infine, estasiati da tanto colore e da tutte queste splendide manifestazioni della primavera nostrana, prima di andare via abbiamo deciso di assaggiare le fritole da Nada al prezzo di 4 euro. Vediamo come stiamo in fatto di porzioni. Dipende, da 10 fino a 12 fritelle va dentro. Ah, dipende dalla fame allora? Dipende da noi. Da voi? Sì, quante prendiamo così. Se le fa Nicola sono più piccole, se faccio io sono più grandi e dopo... Veniamo a prendere quella cariola allora. Va bene. (Ride)
TG Flash, novità in Casa Tartini a Pirano. Con il mese di maggio il percorso museale apre al pubblico anche al mercoledì dalle 15 alle 18 e nei giorni del fine settimana sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 13. Inoltre domani 5 maggio alle ore 17 a Sicciole, presso il parcheggio dell'ex miniera, verrà organizzata da parte della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano una passeggiata salutare con esercizi di respirazione e allungamento per mantenere e migliorare la forma fisica, a cura di David Brez, dottore fisioterapista iscritto all'Albo Nazionale, e Andrea Bartole, allenatore di atletica leggera iscritto all'Albo Nazionale. Alla comunità degli italiani di Lussimpiccolo si è tenuto un incontro molto importante con la sindaca di Lussimpiccolo, Anna Kucic, e l'iniziatore e coordinatore del progetto Europa Adriatica, Vittorio Baroni. La comunità è il partner di questo progetto, al quale ha aderito oggi anche la città di Lussimpiccolo. Il progetto è incentrato alla cooperazione internazionale in materia di cultura, arte, storia, istruzione, formazione, scienza, ingegneria, turismo, eccetera. La prossima settimana, lunedì 8 maggio, si terrà a Venezia una conferenza stampa in cui il progetto verrà presentato al pubblico. Al Club Kotac nel centro Roiz è stato presentato il documentario Rock and Pula di Damir Buric. Il film è una sorta di sintesi dell'omonima serie, trasmessa dalla TV Nova e prodotta dalla nostra società televisiva per diversi anni. Così, alla presentazione, insieme a Buric, c'erano anche i nostri colleghi che hanno partecipato alla realizzazione del film, il direttore della fotografia Zoran Burazerovic e il direttore del montaggio Bojan Prusac. Come si può dedurre dal titolo, Rock and Pula è un documentario sulla scena rock di Pola, che risale a 6 o addirittura 7 decenni. Il lavoro di Buric è unico, in quanto nessuno ha affrontato il fenomeno della musica rock di Pola in modo così completo. Il progetto è stato anche piuttosto impegnativo a causa della scarsità del materiale, soprattutto degli inizi della scena del rock, così che il trattamento di quel periodo si basa in gran parte sui ricordi dei musicisti che sono ancora in vita. Il documentario è stato presentato in anteprima alla fine dello scorso anno sulla TV Nova e il film stesso e i 58 episodi della serie possono essere trovati su YouTube. Buric osserva che la sua intenzione non era solo quella di raccontare la storia del rock di Pola, ma anche di salvare dall'oblio questo importante segmento della cultura popolare. Abbiamo chiesto all'autore se con questo film si è concluso il progetto Rock in Pula. Se questa è la fine, no. Potremmo dire fine solo quando la storia sarà raccontata nel modo in cui può essere raccontata oggi, in quest'era tecnologica. C'è ancora un libro da scrivere e c'è la parte finale che è un segreto. Ed è tutto per stasera, grazie per la vostra attenzione, ci vediamo domani alla stessa ora. Buona serata.